Pasquali, educatore consulente finanziario. Ottobre, il mese dell'educazione finanziaria, l'hashtag è Ottobre Edufin 2022. Anche questa puntata è accreditata presso il Comitato dell'Educazione Finanziaria nel sito quellocheconta.gov.it nel percorso che stiamo facendo di divulgazione. Ricordo che queste puntate sono divulgative, non sono indice di nessuna segnalazione dal punto di vista economico, meramente delle puntate che danno dei piccole pillole di educazione finanziaria e dei piccoli segnali che ci possono aiutare nella vita quotidiana, sia in famiglia, sia in impresa, che personalmente. Ho il piacere e l'onore di avere con me uno dei più famosi avvocati dal punto di vista, e mio amico personale, avvocato Danilo Griffo, benvenuto. Ciao Maurizio, grazie di avermi invitato e per le parole sovrabbondanti. Non sono sovrabbondanti anche perché la realtà parla per te, le sentenze parlano per te, basta seguirlo sui social, avvocato Danilo Griffo, e lì potete constatare che le chiacchiere stanno a zero, l'opera che sta facendo a favore delle imprese, degli imprenditori, delle famiglie, è lì che parla. Ma sappiamo benissimo che in questo periodo così complicato, così che un'acqua che stiamo navigando, in cui i prezzi dell'energia, il costo delle materie prime, che ci sta quantomeno schiacciando dal punto di vista economico, sappiamo benissimo le imprese, le difficoltà che stanno affrontando, e per imprese intendo dal fornaio, con tutto rispetto, alla grande impresa che fa fonderia, alle famiglie, quindi il circolo si chiude dal punto di vista, e volevo un'opinione dell'avvocato anche perché sono temi che toccano anche la sua professione. Ad esempio mi concentrerei su quello che arriva nella cassetta delle poste in questo periodo qua, cioè la famosa bolletta elettrica. Siamo a ottobre, mese dell'educazione finanziaria, e dobbiamo ancora affrontare il lungo inverno, quindi vero. Winter is coming, come dicono esattamente, però is coming, ma come arriva questo inverno, come si preannuncia per le imprese questo caro energia, come possiamo quantomeno, avvocato, gestire le bollette che arrivano sia per la famiglia, per le imprese, per l'artigiano? Beh, il problema del rincaro delle energie io credo che sia uno degli ultimi effetti di un sistema che purtroppo ha dimostrato che non funziona. Adesso molte imprese, anche i nostri clienti, noi ci troviamo ad affrontare queste continue richieste anche di soccorso da parte di imprese che da un giorno all'altro si trovano bollette decuplicate addirittura. E per un'azienda che fa determinati numeri, avere una bolletta di 10 volte superiore rispetto a quella dello stesso mese dell'anno scorso può diventare un problema di cash flow, può diventare un problema di stabilità addirittura sul mercato. In realtà dal punto di vista strettamente tecnico bisogna capire se vi è la legittimità di questo aumento. Voglio dire, noi con le compagnie elettriche sottoscriviamo dei contratti, quindi il contratto come quello bancario molto spesso con la compagnia elettrica può essere modificato unilateralmente, ma questo non significa che è un contratto aleatorio completamente. Non significa che è un contratto che si applica a seconda del piacere dell'arbitrio della compagnia. Vuol dire che se la compagnia ha la possibilità di modificarlo unilateralmente, questo va verificato all'interno del contratto, la compagnia ha comunque l'obbligo per legge di comunicare la variazione delle clausole contrattuali con almeno 3 mesi di preavviso. E l'utente avrebbe la possibilità, parlo al condizionale perché poi nella concretezza c'è poco questa possibilità, però l'utente avrebbe la possibilità di recedere dal contratto se non accetta le nuove condizioni entro 30 giorni dal ricevimento di questa comunicazione che deve essere per iscritto. Quindi bisognerebbe innanzitutto controllare che questa comunicazione di modifica unilaterale sia stata fatta, perché se l'aumento avviene sic et simpliciter nella bolletta che noi riceviamo, che prima era di 100 euro e poi diventa di 10.000 euro, allora quell'aumento è illegittimo e noi possiamo chiedere giustamente, legittimamente, che vengano applicate le condizioni che abbiamo pattuito contrattualmente. Se quindi controllare che nel contratto vi sia la possibilità che la compagnia possa modificare unilateralmente le condizioni, che abbia fatto la comunicazione di preavviso e che soprattutto poi l'aumento sia conforme a quello che c'è scritto nel preavviso. Se io ti preavviso che aumento di 5, non posso aumentare poi di 8, devo aumentare di 5, altrimenti quei 3 sarebbero illegittimi. Poi c'è tutta la questione del decreto aiuti bis, che comunque ha sospeso
la possibilità per le compagnie di applicare delle variazioni unilaterali negli ultimi, quindi questo fino al 30 aprile 2020. Notate una cosa, la parola che ha detto l'avvocato, sospeso. Sospeso, sì, cioè, poi ci arriviamo. Sì, perché... Sospeso, perché alcune, come ha detto, gli oneri di sistema sono stati rinviati, non hanno detto non li pagate più. Gli oneri di sistema, cioè di varie compagnie elettriche, cioè il trasporto, vari balzelli vari che sono nella bolletta, li hanno rinviati, avvocato. Sì, sì, no, lo Stato, il governo ha precluso la possibilità alle compagnie energetiche di modificare, quindi di aumentare in maniera unilaterale i prezzi fino al 30 aprile del 2023. Questo significa che le eventuali variazioni fatte adesso entrano in vigore nel 2023. E questo decreto aiuti bis è anche retrattivo, perché dice tutte le variazioni che erano state fatte prima ma che non erano ancora entrate in vigore, perché non erano ancora trascorsi 3 mesi, vengono rinviate al 30 aprile 2023. Ma in realtà questa è una pezza peggiore del buco, Maurizio, perdonami, perché il vero problema è strutturale. Noi abbiamo, a mio sommesso parere, abbiamo un disegno che è già prodromico di un collasso del paese. Abbiamo prezzi del carburante che sono schizzati alle stelle. Il governo che temporaneamente ha rinunciato a determinate accise, ma sempre temporaneamente, poi ad un certo punto queste accise ritorneranno e il prezzo ritornerà a schizzare. Abbiamo le bollette che cominciano ad impazzire vertiginosamente e abbiamo un governo che interviene per temporeggiare, per dire per i prossimi mesi non aumentate, ma anche questo periodo finirà. Il vero problema è strutturale, quando queste sospensioni finiranno, che per alcuni sono anche illegittime nei confronti dei fornitori di energia elettrica, quindi ci aspettiamo anche delle impugnazioni, eccetera. Ma quando questo periodo transitorio finirà, il popolo italiano, l'imprenditore italiano, come farà ad un certo punto? Considerando che noi abbiamo un sistema, consideriamo sempre questo, che abbiamo un sistema con una pressione fiscale di circa l'80%. È matematicamente impossibile che un imprenditore possa sopravvivere a questo tsunami di avversità. Bisogna intervenire sulla struttura, bisogna intervenire con dei rimedi che siano definitivi, bisogna intervenire con dei rimedi che possano rilanciare il tessuto imprenditoriale nel vero senso della parola. Se noi abbiamo un imprenditore che, se supera un determinato scaglione, gli viene applicato il 41% di IRPEF. Significa che l'imprenditore, poi dobbiamo aggiungere circa il 30% dei contributi, poi dobbiamo aggiungere l'IVA che l'imprenditore deve versare, dice ma quella è una partita di giro, capito, però comunque è un esborso di cassa che l'imprenditore avrebbe magari, se noi non avessimo l'IVA al 22%, si parla di che debba ancora salire, ma ce l'avessimo ad esempio al 5%, al 4%, avremmo meno soldi da poter chiedere al cliente e il cliente potrebbe dare più soldi all'imprenditore o al professionista di turno. È un sistema strutturato per drenare la liquidità nelle casse degli imprenditori. Questo non è che non lo dice l'avvocato Danilo Griffo, questo sono centri studi di Confindustria, centri studi di Confartigianato, di Confesercenti, se basta sfogliare i giornali, ah no, adesso non ne parlano più. Prima, un mese fa, si parlava proprio della proiezione della moria di aziende che ci sarà, perché sarà inevitabile a questi prezzi energetici a gennaio, febbraio, marzo. Noi abbiamo un sistema che, come ti dicevo, prevede a regime, dopo un determinato fatturato, che si presuppone faccia un'impresa medio-piccola, abbiamo un IRPEF al 41%, grosso modo. Una pressione contributiva del 30%, siamo al 71%. Mettiamoci l'IVA, mettiamoci le ritenute da conto. Locali, imposte locali e quant'altro, balzelli. Mettiamoci le imposte locali, eccetera, eccetera, le varie addizionali regionali e comunali, siamo all'80%. Ma solo già con il governo il 41% del reddito significa che ogni imprenditore ha un socio nella sua azienda, che è lo Stato. Si siede a tavola? Un socio che è lo Stato. Ma in quale paese totalitario, di regime totalitarista e anche comunista? Che parola! Ma concedetemi! Che parola!
esiste questo tipo di condivisione del piatto in tavola con il governo. È uno strumento che taglia l'ossigeno alle imprese, fa circolare meno soldi tra la popolazione. Se io il mio impiegato gli devo dare due stipendi, uno stipendio all'impiegato e uno stipendio allo Stato, vuol dire che io assumerò meno impiegati, vuol dire che stresserò l'unico impiegato che ho e gli unici impiegati che ho, provocandogli la sindrome di burnout, e questo impiegato, che sarà l'unico o saranno gli unici, spenderanno di meno perché a malapena ce la fanno a sopravvivere. Oggi il contratto collettivo nazionale del lavoro prevede che un impiegato possa guadagnare 1.400 euro al mese, un impiegato di medio livello. Ma se consideriamo che, come abbiamo sentito in TV e come ha detto anche l'Istat e alcuni comitati dei consumatori, con questo andamento del gas ci vorranno 40 euro al giorno per riscaldare un appartamento. Ora, 40 euro al giorno sono 1.200 euro al mese. Ma mi spiegate come si può sopravvivere? O mangio, o pago l'affitto, o pago il gas. Proprio banalmente. Stiamo arrivando pericolosamente ad una condizione molto simile a quella della crisi del 29 negli Stati Uniti. Si parla di inflazione. Noi qua abbiamo un'inflazione che dicono, ma anche negli Stati Uniti c'è inflazione, un momento però. L'inflazione negli Stati Uniti è strutturalmente diversa dall'inflazione che abbiamo noi in Italia. L'inflazione che abbiamo noi in Italia, l'inflazione è ovviamente l'aumento dei prezzi, no? Quindi l'aumento del costo della vita. Nel mese di educazione finanziaria tocchiamo questo argomento dell'inflazione. L'inflazione che abbiamo noi in Italia è data dall'aumento delle materie prime, perché sono aumentati i carburanti, quindi per il trasporto delle materie, è aumentata l'energia elettrica. Quindi oggi io sono andato a comprare a Brescia, dal mio spacciatore di mozzarella napoletana. Buono. Sono andato a comprare la mozzarella napoletana che proviene proprio dal mio paese d'origine, Cardito, eccetera. E mentre prima un chilo e mezzo, lo dico candidamente, un chilo e mezzo lo pagavo 25 euro, l'ultima volta l'ho pagato 35 euro. Al che ho chiesto, ma come mai questo aumento? Già sapendo la risposta. E mi sarà detto, caro avvocato, il problema non è per guadagnare di più, ma è per starci dentro con i costi, perché qui aumenta tutto. Anche perché la caldaia fa la mozzarella, serve calore, serve energia. Serve energia. L'aumento l'inflazione che abbiamo noi in Italia è un'inflazione dovuta all'aumento dei prezzi, dovuta all'aumento dei costi delle materie prime. L'inflazione che hanno negli Stati Uniti è perché consumano di più, c'è una maggiore domanda e il prezzo dei beni aumenta. Quindi quella è un'inflazione sana. Noi abbiamo un'inflazione deteriorante. Ecco che ha toccato veramente un argomento che è su tutti i quotidiani finanziari. Le azioni delle banche centrali, gli americani, con l'aumento dei tassi, frenano, perché gli americani comprano a debito, frenano questa voglia di consumare, quindi c'è veramente un piccolo controllo sul discorso dell'inflazione. Guarda, noi in Europa, le varie banche centrali continentali sono partite in ritardo dicendo che l'inflazione era temporanea, durava un mese, durava due mesi, ma e non hanno avuto visione, non hanno visto. Scusami Maurizio, ma com'è possibile che un comitato di banche e un comitato di studiosi che dovrebbero avere le idee chiare sull'andamento macroeconomico europeo possa dire che questa è un'inflazione transitoria? Non c'è nessun intervento, nemmeno giudiziario, nei confronti della speculazione dell'aumento dei prezzi. Perché basterebbe invece di dire alle società, benissimo, allora tu non puoi fare le variazioni unilaterali per un mese, per tre mesi, basterebbe dire, fai una politica di trasparenza dei costi e capiamo se effettivamente il tuo aumento del prezzo è proporzionale al tuo aumento del costo, perché non è sempre così. Se noi abbiamo Eni che nell'ultimo semestre ha aumentato di 10 volte tanto gli utili, vuol dire che i costi non sono aumentati in maniera direttamente proporzionale al prezzo dell'utente finale. Si faccia chiarezza su questo, ma in maniera perpetua, sempre questo, perché non è possibile che una società energetica, un'impresa strategica all'interno del nostro paese faccia il bello e il cattivo tempo e nessuno controlli nulla. Questo è un intervento strutturale. Controlliamo effettivamente le politiche dei prezzi, rendiamo trasparenti i costi di approvvigionamento al mercato all'ingrosso dei nostri distributori interni, per capire se effettivamente vi è speculazione o no. Anche perché assisteremo a breve molte società di intermediazione di energia che sono nate in questi anni, sono in grosse difficoltà, anche dal punto proprio della loro sopravvivenza. Ma Maurizio, perché non è vero che è un mercato libero, perché tutte le infrastrutture sono di proprietà delle società strutturate che hanno sostanzialmente un monopolio in Italia.
Quindi, una sola. C'è una sola in Italia, appunto, che ha distrutto. Quindi sostanzialmente, se da leader arriva l'indicazione dei prezzi e le condizioni tali da poter strozzare la concorrenza, non ci sarà la possibilità di una vera alternativa sul mercato. Il governo, i governi che si sono alternati nel corso degli anni, e lo dico assumendomi la responsabilità, sono stati incapaci, inetti nella migliore delle ipotesi. Incapaci ed inetti nella migliore delle ipotesi. Ma cosa suggerisce questo nuovo governo che sta arrivando? Ma guarda Maurizio, io sono sempre per l'uomo nuovo, quindi questa è un'esperienza nuova, è una formazione nuova, speriamo che faccia bene, ma io non ho grandissime fiducie, perché è un rimpasto nuovo, ma sono sempre gli stessi uomini fondamentalmente. Cambiano i ruoli, ma sono sempre gli stessi uomini. Noi avremmo bisogno evidentemente di un qualche cosa di tavola rasa. Che compie una rottura rispetto al passato. Noi abbiamo estremamente bisogno di un governo di persone che vengono dal popolo e che fanno gli interessi realmente del popolo. Per collegarmi a quello che sta dicendo adesso l'avvocato, i fatti dei quotidiani, basta leggerli, settimana scorsa un hotel in Puglia, 4 hotel storici degli anni 60, è arrivata una bolletta di 500.000 euro e ha lasciato a casa tutti, ha chiuso, ha detto mi fermo qua, 500.000 euro, dice io non sono in grado di poter andare avanti con il mio progetto imprenditoriale. È l'inizio della fine Maurizio, nella Repubblica di Weimar, un po' prima del collasso, un pollo arrivava a costare 1 miliardo. Sì, con le carriole. Siamo lì, signori, siamo lì oramai, e i governi che si sono alternati, incapaci ed inetti, non sono stati in grado di individuare o non hanno voluto individuare la direzione giusta. C'è un piccolo segnale però, piccolo, che bisogna cercare sempre qualcosa di positivo. C'è un piccolo segnale di rallentamento dei prezzi dovuto, un anno fa assistevamo all'ingorgo delle navi container verso l'America, verso dalla Cina, eccetera. 140 navi alla fonda un anno fa esattamente del porto di New York per scaricare le merci. A quest'anno la stessa fotografia satellitare ne conta 6. I noli un anno fa erano schizzati alle stelle, si chiama Baltic Index, un indice che traccia il costo del noleggio dei vari container, se lo digitate vedete proprio tutto il movimento delle navi merci nel mondo, quando arrivano, quanti sono i costi. Adesso si è abbassato enormemente, quindi le merci, le materie prime che aggiungono dall'Asia, ormai dobbiamo parlare chiaramente dall'Asia, sta scendendo il costo dei noli. È un piccolo segnale che dovrebbe, quantomeno, si dici tu, è una goccia su una piastra rovente, però c'è un piccolo segnale di positività sull'inflazione, sto parlando, non sul costo dell'energia. Io mi auguro che però studi di persone molto più preparate di me hanno previsto la debacle per ottobre, siamo ad ottobre, noi ne parlavamo già prima dell'estate anche con l'amico, sì, Perangelo, sì, è vero. In altra della sua la trasmissione che è qui su World TV, che si chiama, salutiamo l'amico Pierangelo che è qui, che trasmette dalle 19 in poi sul canale 810 di Sky in streaming www.ltv.eu, che tratta tutti i giorni queste tematiche, sì, qua. Sì, parlavamo già a luglio, se non mi ricordo male, della previsione del disastro economico di ottobre, adesso ci siamo, quindi è tristemente... Siamo nel mese dell'educazione finanziaria, non siamo distanti dalla realtà, perché questa è la realtà che calpestiamo tutti i giorni, non dobbiamo far finta di non conoscerlo. Ho voluto iniziare con l'avvocato proprio questo percorso, quindi c'è qualche possibilità dal punto di vista di tutela legale per le imprese, ma sostanzialmente la tutela legale arriva dopo, nel senso che sì, Maurizio, arriva dopo. Sono cerotti su emorragie senza fine. Noi dobbiamo curare la causa delle emorragie e purtroppo questo lo deve fare la classe politica. Noi abbiamo bisogno di una classe politica che intervenga strutturalmente sulle tasse. Sulle tasse. Non è possibile che l'imprenditore abbia un socio al 50% nella sua impresa. Siamo a livello dei regimi comunisti totalitaristi. Non è possibile, non è decoroso per un paese. L'85% di pressione fiscale. E quando ci sono dei problemi, lo Stato letteralmente sparisce. Anche perché... Vediamo ad esempio nell'ipotesi della pandemia, intere categorie sociali dimenticate, senza aiuti, senza sussidi, tasse non purgate, semplicemente sospese, l'anno dopo sono arrivate quelle più gli arretrati. Ma com'è possibile
che un paese possa sopravvivere a continue spallate, guerre, pandemie, con una zavorra che già prima, Maurizio, sulle nostre spalle, pubblico enorme che abbiamo. A parte una pressione fiscale enorme, gli italiani, gli imprenditori italiani sono degli eroi. Già prima era difficilissimo sopravvivere in Italia, ma adesso con tutte queste spallate, Agenzia delle Entrate che notifica pignoramenti come se non ci fosse un domani, bisogna fermarsi, signori miei, perché se noi distruggiamo e ammazziamo il tessuto delle piccole e medie imprese italiane, andiamo tutti a casa, anche i politici andranno a casa. Che cosa si aspetta? La guerra civile? Questo no, non ce lo auguriamo nessuno, ma... ma forse sarebbe l'unica soluzione. La realtà che c'è adesso è vera, nel senso che molte piccole e medie imprese, parliamo di fornai, parrucchieri, tutti quelli che si scoprono energivori, si scoprono l'utilizzo dell'energia, è normale, ma questo sta succedendo anche alle medie e grandi imprese, cioè alcuni segnali ci sono degli imprenditori che stanno dando del welfare loro di tasca propria, nel senso stanno dando dei bonus direttamente ai dipendenti, leggiamo tutte le imprese famose, meno, danno i 500 euro, 1000 euro. Abbiamo anticipato tutti la cassa integrazione, certo, a chiunque, no? Certo, se aspettavamo certo. Lo Stato, arrivederci i nostri dipendenti non mangiavano. Esatto, esatto, questo è un esempio molto chiaro e perfetto che stai... È storia di l'altro ieri, voltiamo dietro, ed è proprio dall'altro ieri. Adesso stiamo assistendo a questo momento così delicato dal punto di vista dei trasporti. Le aziende di autotrasporto sono in grossa crisi, perché in Italia le merci si fanno su gomma, quindi anche dal punto di vista del trasporto è grossa crisi. Dal punto di vista, torno all'amica Barbara Bett che abbiamo avuto ospite qui in Economicamente, che ha 4 ristoranti a Verona, e a luglio è venuta qua con una bolletta, mi dice: Maurizio, mi è arrivata una bolletta di 12, sto parlando di luglio 2022, 12.000 euro, un ristorante, 100 posti. Dice: cosa devo far pagare una pasta allo scoglio? Ho 30 dipendenti, pago i 12.000 euro di un ristorante di un mese subito o pago l'Enel? Perché ho chiamato l'azienda che gestisce a Verona l'energia dicendo: guardate, 12.000 euro per un ristorante, ne ho 4, è prevista una rateizzazione? No. Dice: no, sì, no, sono 5 rate. Dice: va bene, guardi, però io pensavo qualcosina di più, perché dice: ne ho 4 ristoranti, guardi, o lei rateizza, o lei ci paga, o noi stacchiamo. Questa è stata la risposta secca di chi era dall'altra parte del capo del telefono, non rendendosi conto di cosa stava dicendo a luglio 2022. Quindi adesso siamo ad ottobre e dovremo affrontare un inverno. Una vergogna infinita per questo paese, peggio dell'America degli anni della crisi del 29. Abbiamo ancora 5 minuti in compagnia dell'avvocato Renato Grifo, che ringrazio molto per averci riportato nel mese dell'educazione finanziaria a una realtà che stiamo attraversando dal punto di vista imprenditoriale, professionale, professionisti, famiglie, tutti stiamo vivendo in questo momento qui, anche perché non c'è solo il grande fratello, ma c'è il fratello fuori che ci aspetta dalla porta, che ci aspetta dal punto di vista proprio umano, perché quello che dice lui, se l'imprenditore chiude, manda a casa i collaboratori col dramma nel cuore, perché il suo progetto è andare avanti, l'imprenditore intraprende e vuole andare avanti, ma con questi venti contrari diventa difficile. Tornando a noi, quello che stiamo vivendo farà sorridere a molti questa cosa che sto per dire, ma se andiamo in pizzeria, molte pizzerie, ordiniamo le cose che si ordinano in pizzeria appena ci si siede, mi porti delle patatine. Molte pizzerie non mettono più in menù le patatine, perché il costo naturalmente dell'olio, il costo del riscaldare l'olio, eccetera, eccetera, non permetterebbe più di offrire a un prezzo decente 3,50 euro, 4 euro. Le patatine dovrebbero costare 10 euro. Come fai a proporre a una persona un pugno di patatine 10 euro? E quindi non le mettono in menù. Fa sorridere? No, è la realtà che bussa alla nostra porta. È reality knock our doors, eccola qua. Sta troppo internazionale. No, sta troppo internazionale, ma ci seguono sul canale Sky 861, quindi in tutta Europa, in streaming su www.tv.eu, e poi sui social troverete questa puntata, che è da rivedere. Avvocato, una parola per chi ci sta ascoltando, per gli imprenditori e per le famiglie che ci seguono. Oltre alla cassetta degli strumenti che sappiamo che tu gestisci bene, il discorso dell'esdebitamento, il discorso professionale che hai,
rivolgersi a te e al tuo studio, perché in questo momento qui può essere, dal punto di vista, non sei solo avvocato, sei anche psicologo, perché in questo momento sei, c'hai la doppia laurea. Vorrebbe per me lo psicologo. Vorrebbe per te lo psicologo, sì. Ma, Maurizio, il consiglio che io posso dar, lo do ai miei clienti, ma lo do in generale a tutti, ma non è un consiglio, è il mio punto di vista, io non mi sento all'altezza di dare consigli, è informiamoci. Informiamoci, perché se noi sappiamo in che condizioni siamo e perché, possiamo tutelare meglio i nostri diritti, possiamo pretendere che le persone che sono sedute comodamente sugli scranni del potere si diano una svegliata e facciano le cose che sono effettivamente nell'interesse del nostro paese. Noi abbiamo avuto e abbiamo probabilmente, non sappiamo questo governo, mi auguro che sia un'inversione di rotta, che pratichi un'inversione di rotta, ma noi abbiamo la necessità di una classe politica che faccia una, che compie una rottura con il passato e, fa, e abbia il coraggio di fare le cose giuste. Perché alla luce del è banale la ricetta per rimettere in piedi il paese, è banale, bisogna dare ossigeno alle imprese e ai lavoratori. Questo... Non interventi spettacolari, ti blocco la possibilità della società di aumentarti le bollette per 6 mesi, questo non risolve un tubo, bisogna abbassare, risolvere il vergognoso problema della pressione fiscale in Italia, bisogna creare le condizioni affinché le imprese possano fiorire, perché se un imprenditore, Maurizio, che il primo anno di attività deve pagarti il 41% di IRPEF, come dicevamo, il 30% di contributi, IVA addizionali, siamo all'80%, ma il primo anno ti deve pagare anche gli acconti al 100% dell'anno dopo, significa che quell'imprenditore apre e deve fare il suo investimento per lo startup e deve fare un altro investimento per pagarti le tasse il primo anno. È semplicemente, mi consentirete, stupido questo modo di fare. E io credo che non sia stupidità, io credo che sia uno strumento, un disegno progettato per soffocare nella culla l'imprenditore. Come dicono i contadini, uccide il vitello in pancia alla vacca. Non funziona così, devono andare a casa tutti, a meno che non facciano un'inversione di rotta importante e consentano all'imprenditore e ai dipendenti di avere liquidità e di avere possibilità di sopravvivere. Questo è un sistema comunista che non funziona. Non sto facendo politica, no, destra, non è questione, ma di sto politica. Parlando di regime comunista, che non funziona, è degno del peggiore regime comunista che noi abbiamo conosciuto. Allora, nel mese di educazione finanziaria, ringrazio molto l'avvocato Danilo Grifo per averci portato la realtà che stiamo attraversando, gli imprenditori, le imprese, gli artigiani, tutti stiamo attraversando questo periodo qui, i professionisti, eccetera. Lascio con la frase che penso che sia adatta in questo periodo qua, è di Lao Tzu, che dice che il più grande tra i problemi poteva essere risolto facilmente quando era piccolo. Esatto. Il più grande tra i problemi poteva essere risolto facilmente quando era piccolo. Grazie a tutti e alla prossima puntata di Economicamente. Ciao a tutti.